Dicevo, ho comprato delle blusettine perché mi servivano queste bluse molto semplici, molto casse, molto elegant da mettere con le longhette, con le mie gonne a tubino, con le mie gonne a matita, non so mai che cosa mettere sopra e non ho tante camicie, ho solo delle cose un po' elaborate, piuttosto che le cose semplici, fini, mi mancavano, dico la verità. E allora ho preso un po' di blusettine, ve le faccio vedere, perché sono molto carine anche secondo me, sono molto carine secondo me, e in realtà l'ho sempre vista a 20, 22, 23 euro, quindi no, cioè, anche no. Allora, questa è nera, la prima che vi faccio vedere, sono quelle appunto di questa simil chiffon, carino comunque al tatto, una sorta di, sarà una viscosa, non lo so, comunque questa qui è nera, con il macramè qui sul davanti e queste borchiettine così dorate, molto carine. E questa è bella, non segna niente, vi fa uscire proprio, vi fa fare anche una bella figura, vi fa uscire belle magre, non vi segna le cicce e secondo me fa un'ottima figura, sia con un pantalone, anche con un jeans, ma anche con una bella, magari all'interno di una gonna, anche un po' a vita alta, piuttosto che una gonna, cioè secondo me sta benissimo. E questa qua va bene sia per l'inverno che per l'autunno, che per la primavera, si presta veramente in tutte le stagioni. Poi ho preso questa maglia. E questa ho paura che dopo poche volte che la metterò mi farà un po' i pallini, però vabbè, per quello che l'ho pagata, perché quel tessuto così un po' lanettino così, comunque mi piaceva perché aveva la collana integrata, vedete, attaccata alla maglietta, ed è grigio, un maglioncino così grigio semplice, con la manichina a tre quarti per andare al lavoro prettamente, quando non so cosa mettere, non ho voglia di vestirmi, mi metto questa, leggings, stivaletto e vado a lavorare. E sono carina senza esagerare e senza, oppure quando ve la dico meglio, quando sono in ritardo, cosa c'è in bocca? L'hai preso questo. Quando sono in ritardo ci sta. Poi, uguale a quella nera, la blusa che vi ho fatto vedere prima, l'ho presa anche nel Bordeaux, questa qua è stupenda. Poi io trovo che, cioè, fatemi sapere se sono io che do i numeri o se è vero, che a me personalmente il colore Bordeaux piuttosto che Borgogna, tipo questo qui, mi stia abbastanza bene, ho questa impressione che sul mio incarnato, sul mio tutto, mi stiano bene anche questi colori. Poi, boh, magari faccio schifo, però fatemi sapere. Comunque, l'ho presa anche così nel Bordeaux, bellissima. Guardate, questa qua mi piace ancora di più di quella nera, ma quella nera l'ho presa per necessità, perché mi serviva. Poi, questo vestito l'avrete visto in tutte le salse del mondo, perché ne ho presi già due, li ho già indossati, ho fatto gli oro, ho fatto le foto. L'ho presa anche a mia sorella, gliel'ha regalato mia zia. Nell'azzurro e poi l'ho visto lì anche così sul Bordeaux. E siccome io il Bordeaux al Borgogna mi piace un sacco indossato, non potevo che non prenderlo anche Bordeaux. Sono molto carini, veramente indossati. Guardate, starebbe bene anche così con lo stivale, non so se lo vedete, comunque con lo stivale beige e il calzettone sotto Bordeaux. È un ottimo vestito che ho in mente di mettere a Natale con, allora, questo abito stivaletti, vabbè, vedremo. E il gilet di Ecopelliccia Bordeaux. Fatemi sapere se vi può piacere come idea outfit. Poi magari se riesco vi faccio l'outfit con gli auguri di Natale. Se riesco, spero. Poi questo è il capo, diciamo, che è stato cambiato perché va su un puntino. È questa bellissima camicetta rosa, di questo bel rosa delicato con fettino. E mi piace tanto per come è fatta, vedete? È molto bella, molto fine. E poi ha praticamente sulla manica la particolarità di avere questo plissé, questo gioco di plissé, che la rende così un po' bohemienne, mi piace un sacco, e dietro praticamente ha il bottoncino dorato, anche questa è molto bella, questa qua me la immagino anche con un pantalone bianco verso la primavera, verso marzo, così ci sta molto bene. Poi avevo preso anche questo abito, come idea sempre outfit capodanno barra Natale, ed è un abitino semplicissimo, però non aveva la cintura, quindi temo che o gli era stata tolta perché aveva i passanti o non lo so, comunque tutti quelli che c'erano non avevano la cintura incorporata. È praticamente di questo bellissimo colore che è un magenta e anche questo è semplicissimo, quindi anche questo mi piacerebbe l'idea di metterlo con una bella collana o con una bella sciarpa perché fa freddo, più che collana, e lo stivaletto, vedete? Molto carino. Anche questo non segna particolarmente le cicce, sempre al banchetto di 4 euro, poi sempre al banchetto di 4 euro, finirò la voce dopo questo video, lo so, ho preso sempre qui questa magliettina felpina che ha la manica così che si può girare, stare a tre quarti con il bottoncino qui, o altrimenti tenere a maniche lunghe, mi piaceva per il colore questo cobalto melangiato con questa scritta, c'è scritto overdress. San Francisco, Los Angeles, mi piaceva per il colore, per il fatto che era un po' lunga, che era diciamo una maglia che non segnava, sempre outfit lavorativi molto scialli. Poi quest'altra blusa che è anche questa, è bellissima, secondo me è molto fine, veramente ragazze.
E questa qua mi piace tantissimo, di questo beige cipria, delicatissimo. Poi dentro sono anche, vedete, hanno anche questa sorta di foderina che non le rende trasparenti, di tessuto che tiene un attimino più caldo, diciamo, tengono un po' più caldo. Questa me la immagino anche sotto quei blazerini che avevo preso da Zuiki, non so se vi ricordate, tipo dei blazer molto corti, un po' peplum, magari anche con sotto questa che non sapevo che cacchio mette di sotto, infatti devo ancora metterli. Adesso mi è venuta l'idea outfit, questa invece è già diversa dalle altre, ha il collo un po' alto, vedete, il collo anni 90 con il raso qua dietro per fargli il fiocchetto e poi davanti è fatta così, ha questo praticamente questa sorta di bavaglino con i bottoncini così borchiati, guardate anche questa, che carina che è. Poi, mamma mia ragazze, non sono molto in forma oggi. Sono un po' così, però ci tenevo troppo a fare il video. Mi spiace per la voce se uscirà poco bella. Però vabbè. Questa è invece un abitino, blusettina. Questa invece è trasparente, ci vorrà sotto qualcosa perché non ha la sottoveste. È blu, molto semplice, i suoi bottoncini, plissé. Vedete, fatto così, una sorta di abito, camicia. E anche questo è molto carino, molto estivo, primaverile. Ok. Siamo a 6 minuti. 6, quindi ancora 10 minuti buoni. Vi faccio vedere questa, che è una cosa che mi ha regalato mia zia, è una fascia per capelli che ha fatto lei con i miei scaldamuscoli, l'ha fatta per lei, l'ha fatta anche per me, e praticamente ha usato i miei scaldamuscoli di tacco che le avevo dato e ha creato questa fascia per capelli molto carina, visto che siamo fissati con le fasce ultimamente, lo sapete, e ha voluto regalarmela e farmelo, cioè regalarmela, è una roba mia tra l'altro, però va bene. Poi sempre nel capo. Ah, con il banchetto ho finito, vi ho fatto vedere tutti i capi, sono stata anche abbastanza veloce, vabbè, però devo farvi vedere anche altre cose. Sempre al mercato, in un banchetto, ho preso queste simpaticissime, meravigliosissime ciabattine, che io quasi mi verrebbe voglia di usarle anche andare in giro, quanto sono carine, che sono fatte a stivaletto, ho pagato 5 euro, ho preso il 37, spero che mi vada bene, e sono così scamosciatine marroni con i mongomerini e il pelo bianco, sono delle belle ciabattine che non vedevo l'ora di farvi vedere per poterle utilizzare. Lei con 5 euro, poi una borsa è andata. Vediamo cosa c'è da guardare. Dal cinesi ho preso due cappottini per i miei cagnolini che vi faccio vedere, tanto sono qua sopra, ve li faccio vedere subitissimo. No, però dopo loro pensano, se ve li faccio vedere dopo loro pensano che li porto in giro, invece no, sono una mamma cattiva, lo so. Non andiamo in giro in realtà, amore. Vabbè, non devo farvi vedere, poi poverino lui pensa di andare in giro. Questo è per l'ancillotto dai cinesi, un giubbettino blu. È il loro regalo di Natale, di Babbo Natale. Vedete che bello che è. Vanno anche a pennello. E per la Romina, che è una signorina, invece è questo cappottino con questo pelo nero che le incornicia proprio tutto il collo. È bellissimo. Con questo musetto magro che esce. E poi fatto così con i bottoncini, spiegato. Molto bello. Lo rimetto via l'ancillotto, ma lui più che altro quando vede i guinzagli più che i cappotti. Quando dobbiamo uscire sta lì che mi guarda i cappotti e i guinzagli, vabbè. Dai cinesi questi, appunto, dove ho preso quello, ho preso anche questo col bacco bordeaux. Ho finalmente qualcosa che riesce magari a star bene vestita così. Allora, la mia amica Mary l'ha preso per Santa Lucia, il suo moroso gliel'ha regalato bianco e mi ha mandato la foto, era bellissimo. Sono andata dagli stessi cinesi vicino all'outlet, per intenderci, da Aumai, esatto, e l'ho preso anch'io nel bordeaux, anche perché costava un pochissimo, tipo 10,90 euro, cioè guardate, non mi sono ancora specchiata, però non è meraviglioso, cioè così tutto bordeaux, l'ancilotto mi guarda malissimo, e l'ha pagato, praticamente l'abbiamo pagato solo 11 euro, che è pochissimo per un colbacco. Poi ho preso un profumo della Human Beauty. Allora, ho finito il Chloe che mi ha regalato Mary, che a lei faceva veramente schifo. Tra l'altro stasera dopo questo video vado a fare le unghie da lei. E ho sui residui del Chloe di stamattina. Quindi Mary, mi dispiace, lo sentirai per stasera, poi non lo sentirai più per un po'. E allora volevo quasi prenderlo ancora, solo che a lei proprio non piace. Io quando mi fisso che lo provo magari un 2-3 giorni, poi finché non finisco la boccetta uso sempre lo stesso profumo e lei veramente non lo tollera. Allora ho preso questo qua, che sono i soliti della Human Beauty, un po' più rosso del solito, e questo è il numero 30 e corrisponde a Jean Paul Gaultier. Sentiamo il profumo, ma mi ispirava Jean Paul Gaultier, non so dirvi che profumo è di Jean Paul Gaultier perché non ne conosco, però mi piaceva molto.
Poi ho preso, siccome ho visto su Wish, questi simili Clarisonic. Io non ho mai usato il Clarisonic, sapete che non è che mi trucco tantissimo, quindi sì, mi lavo il viso con il sapone, col detergente, però non sto qui a avere questa cura, questa accortezza. E ho visto questi simili Clarisonic, su Wish tra l'altro c'era il Clarisonic, se vi interessa, scontatissimo, tipo da 160 euro a 40 euro, 50 euro, e poi c'erano questi simili Clarisonic che io ho trovato, c'erano, costavano 3 o 4 euro, e la sorella del mio moroso gli hanno regalato quando ha scaricato l'applicazione, c'era un omaggio che poteva scegliere, e ha scelto questo Clarisonic e l'ha provato, e ha detto che funziona abbastanza bene. Allora io l'ho voluto provare, quindi ho preso il kit, siccome l'ho visto a 5 euro, ho detto vabbè, 5 in 1, massaggiatore di bellezza, devo provarlo, però ero curiosissima di aprirlo e di provarlo, ma dovrò leggere le istruzioni, e praticamente non so se avrà dentro le batterie, guarderemo, cioè perché vedete, volevo leggere qua dietro ma al foglio, comunque niente, questa sorta di simil Clarisonic, ho pagato 5 euro e poco più, ho detto vabbè dai proviamolo per 5 euro. Poi ho preso un'altra cosina, che era la cosa per cui ero andata lì, tra l'altro, che adesso vi faccio vedere. Che caldo che è. Aspettate che devo spegnere. Ho alzato un secondo riscaldamento, si è fatto dentro un caldo allucinante. Poi ho preso questa ciotolina che avevo già, tra l'altro, ma per sicurezza ne ho presa un'altra, tanto costa 60 centesimi, e il pennellino per fare una delle mie sciocchezze, 1,20 euro e 60 centesimi. Poi vi dico il perché l'ho presa, cioè ve lo dico subito. Sono stata da Beauty & Co. e anche qui ho preso delle cosine. La prima cosa è una cosa allucinante che non so come indossare, quindi chiedo consiglio a voi, poi andrò a cercarmi dei tutorial su YouTube, però se avete dei consigli ditemeli. Ma io sono stata attratta da questa treccia, che tu non mangerai, che come colore ci siamo, nel senso che ricordava tantissimo il mio colore, ma non so, quando, mentre la compravo, ovviamente con la commessa, io non ci ho pensato. Poi quando l'ho presa, dopo un momento ci pensavo, dicevo, ma perché gli ho detto la commessa, è proprio stretta questa treccia. Ho pensato di usarla o per fare tipo farla partire, non lo so, farla partire qui sulla testa, fare un intreccio, fare un raccolto, fare uno chignon, poi con tutta la treccia che vedete, tipo, che lega. Però così da sola, all'inizio ho detto, boh, come si farà, come si metterà, cioè non è che posso attaccarla qua sotto i capelli e far uscire una mega trecciona, e neanche fare tipo una coda e far uscire una mega trecciona. E dopo ci ho pensato e ho detto, boh, comunque l'ho pagata 10 euro, fatemi sapere se avete delle idee su come utilizzarla, perché non ne ho proprio la più pallida idea, quindi su internet sicuramente troverò qualcosa. Il motivo per cui ho preso la ciotolina e il pennellino, sta andando giù la voce, è perché ho preso un toner finalmente, toner più ossigeno 10 volumi, quindi quello meno dannoso del mondo, che mi ha dato la commessa. Ho preso la Tone to Tone crema colorante, il toner praticamente, nel colore 10.1 biondo extra chiaro cenere. Speriamo che mi tonalizzi un po' i capelli, perché non so se si vedrà, però volevo togliere un po' questo effetto giallino sulla radice e anche sotto, che sono rimasti un po' più giallini. Quindi questa sarà, prima della tinta, il mio prossimo passo, questo toner crema colorante, e poi vi saprò fare una recensione. Prima cercherò su internet se qualcuno l'ha usato, per vedere un attimino, e non dovrebbe essere dannoso, e va via con 6-7 shampoo, quindi abbastanza veloce. Poi, quanto è passato, perché sono terrorizzata dal fatto che parlo e è finito il video, e poi devo rifare tutto da capo. Poi, ma cosa c'è? Ah, mi viene da ridere. Al mercato ho preso due cerchietti peluciosi che mi fanno troppo ridere a vederli. Adesso ve li faccio vedere. A 50 centesimi l'uno, in un, sapete, quei banchetti dove hanno tutto a 50 centesimi, tutto a un euro. Stavo guardando che cacchio c'è dentro. C'erano di questi due colori e io ovviamente li ho presi, perché sapete che io sono un po'... sono così orsettosi di pelo. Color beige e color panna. Sono quei... tra l'altro sono piccolissimi, vabbè. Non lo so come li metterò, comunque, sono questi, magari faccio uno chignon, non lo so. Non chiedetemi come li utilizzerò, ma 50 centesimi erano simpatici. 50 centesimi l'uno. Poi da Alfred ho preso due paia di scarpe. Vi mancavano le scarpe in questo haul. Non ne ho prese, sono entrata anche nel negozio, ma poi mi ha fatto girare le scatole la commessa. Vi devo raccontare l'aneddoto. Comunque,
ve lo racconto lo stesso. Ero nel mio negozio, quello lì all'asta scarpe, dove vado regolarmente una volta al mese. C'è una commessa che è simpaticissima, una ragazza giovane, alta, magra. E poi c'era questa qui, un po' più bassina, un po' più tarchiatella, ricciolina. E niente, io ero lì per i cazzi miei, sapete che io le scarpe lì le prendo ma non le provo, solo che mi piacevano gli stivali antipioggia e non gli ho chiesto se c'erano i numeri perché lì c'era solo un 35, un 40, non mi ricordo. Lei mi ha detto devo andare a prendere le scatole, gli ho detto mi piace questo, questo e quello, se hai 37. È andata su, mi dice guarda non li ho il 36 o il 38, allora gli ho detto guarda li provo che magari mi van bene. E ero lì, c'era caos, e lei mi ha fatto sedere, tipo, mi ha fatto, ero lì sulle scalette, faccio ne provo uno, mi fa, ah sì, guarda, se vuoi sederti lì sulle scalette, mi ha fatto sedere, ero lì che provavo le cose. Non mi andava bene, me ne ha cercate un'altra, bla bla bla. È arrivata l'altra, mi dice: non puoi stare qui a provare le cose. Così proprio incazzata. Guarda che ci sono le sedie là, eh. E io le ho detto: guarda, che non sono venuta qui di mia spontanea iniziativa, mi ha fatto sedere la commessa perché ne devo provare uno. Cioè, che io vengo, mi metto lì sulle cose degli altri senza chiedere. E lei dopo è andata su, ha chiesto, come se io ero la cretina che non dice la verità. E l'altra mi ha detto: mi ha chiesto se poteva stare qui, l'ho fatta sapere, mi fa. Vedi, è diverso! E io gli ho detto: guarda che a me non è che mi viene in tasca niente a sedermi sulle tue scale sporche, pure sporche, faccio, l'ho fatto solo per praticità e vaffanculo, non ho comprato niente, sono andata via, non gli ho detto vaffanculo, ma avevo l'istinto di tirarle i capelli. Vabbè, chiusa parentesi, non ho comprato niente, da Alcott ho trovato due paia di scarpe basse. E le prime sono queste che ho preso esclusivamente per il prezzo perché costavano 5,99 euro, pochissimo, outlet price. Al posto che non c'è il prezzo, comunque sono delle sneakers che mi piacevano perché erano pitonate, semplicemente per quello, sono grigie così, tutte pitonate, semplicissime. E le potrei mettere anche col mio vestito grigio, quello oversize, vedremo. Poi ho preso queste qua che invece mi piacciono già di più e queste anche costavano 12,99, mi sembra strano. Sì, al posto che 25,99 e 12,99, queste sono praticamente delle simil Converse di tessuto. Mi piaceva per la stampa così rossa e nera, fatta così a quadrettoni e per il fatto che la suola era doppia. E queste qua sono carine. Sono carine anche per andare al lavoro. Non so con che outfit, un po' punk rock. Poi ho quasi ultimato. Strano, ma vero? Non so se ce la potrò fare. Non lo so se ce la farò. In realtà, facciamo un altro video per sicurezza.